Salve a tutte e tutti, qui il vostro capitano Sant'In Chan che vi parla. Stiamo in autunno, alle soglie dell'inverno e cadono le foglie. Ecco, come vi avevo promesso, una quantità di foglie cadute abnorme, perché stanno cadendo tutte. Allora, come facciamo per accelerare il processo? Ve lo dimostro adesso. Così poi le raccoglieremo tutte insieme. Con un bambù le facciamo cadere quelle che sono già secche, logicamente cadranno. Così poi le raccogliamo tutte insieme, una volta sola. Le piante anche consumano meno energia perché vanno subito in letargo senza avere delle foglie che gli vampirizzano la linfa. Ecco qua, ripuliamo delle foglie secche la pianta, perché si possa iniziare a riposare e andare in letargo. Tanto tutte queste foglie solo gli levano energia e non servono già a niente. Così poi le raccolgo in una volta sola. Molte di queste foglie sono cadute da sole, altre le ho aiutate io con il processo summenzionato. Altre foglie secche, stesso procedimento. Ecco qua. Beh, questo è stato il mio consiglio di botanica di oggi e di giardinaggio. Arrivederci alla prossima. Ciao dal vostro Sant'In Chan. Levando le vecchie foglie che vampirizzano la pianta, la linfa della pianta. E così poi le si può rastrellare tutte insieme.
quello che vi faccio vedere è come mantenere le piante, ma è anche allegorico della pulizia che si dovrebbe fare all'interno della nave che non ha ancora capitano, come dice Travaglio, per fare pulizia fra le fila. Togliere le foglie morte prima che diano frutti morti. Beh, spero che vi sia piaciuto, alla prossima. Ciao!